Tanti complimenti per chi ha messo in piedi questi progetti di ricerca che devo dire meritatamente poi hanno ottenuto il successo. Sono argomenti che erano già all'epoca insomma all'attenzione, ma lo sono ancora più oggi. E sulla struttura di cui ci hanno parlato anche con qualche dettaglio, veramente solo complimenti. Io ho un pallino in questo momento che mi permetto di segnalare al progetto di cui stiamo parlando oggi pomeriggio, sulla povertà. E questo pallino, che ovviamente credo sia stato tenuto presente dai responsabili, ne hanno fatto anche un cenno, riguarda un po' il tema della relazione tra i vari strumenti di intervento. E perché io credo, cioè, forse al primo posto della lista dei temi da affrontare, quello della concorrenza tra gli strumenti di intervento. In linea generale i diritti si fanno sempre concorrenza tra loro, è proprio nella loro natura, i diritti si fanno concorrenza. Con l'espansione dei diritti succede che i diritti si divorano tra di loro. Sto citando delle espressioni di alcuni pensatori contemporanei che condividono. E uno dei temi, se pensiamo allo sviluppo sostenibile di cui parliamo spesso, uno di questi temi è proprio quello della sostenibilità dei diritti scritti sulla carta. Cito per tutti, ne parlavo qualche giorno fa con Emilio Iorballetti, le riflessioni di Norberto Bobbio. Bobbio nel 1991 scrive L'età dei diritti. Nel 2001 esce un libro che è una intervista fatta a lui. È una frase molto citata, quindi credo che molti la conosceranno. E Bobbio, raccontandosi, dice con una amarezza, diciamo, non nascosta: se avessi qualche anno in più davanti a me, che non avrò, scriverei oggi L'età dei doveri, non L'età dei diritti. Perché c'è la chiara visione del grande pensatore, che non basta scrivere i diritti sulla carta, perché altrimenti, come dice lui, le carte diventano elenchi di, cito testualmente, pii desideri. Quindi i diritti, per essere attuati, devono essere attuabili. E per essere attuabili devono essere sostenuti dai doveri della comunità. Non ci sono diritti senza doveri. Non è realizzabile nessun diritto senza che ci siano alle sue spalle i doveri. A partire dal dovere fondamentale di pagare le tasse. Cosa che in Italia direi non si brilla. E non basta, beh, è un record, siamo in una posizione di record. Io queste riflessioni che pubblicherò fra poco su questo tema,
Io guardavo Luigi e dicevo, sono noi, siamo contenti. Sì, no, no, qua mi associo, perché io vengo dalle lacrime, dalle lacrime del pagamento del santo del 30 novembre, come tutti quanti. Quindi sì, mi associo al grido dell'ore, noi le paghiamo. E però come paese abbiamo un record di evasione fiscale, eccetera, eccetera. Quindi questa connessione fra diritti e doveri non è, secondo me, ben chiara. Non è nemmeno ben chiara la connessione fra diritti e costo dei diritti e concorrenza dei diritti sui territori. La direttiva sulla proposta di direttiva sul salario europeo fa un'analisi di impatto. Io sono molto preoccupato delle analisi di impatto fatte in quei modi. Cioè uno si immagina degli uffici super efficienti che fanno, però forse sono veramente super efficienti e che non hanno gli strumenti per poter fare analisi di impatto veramente affidabili. Perché si parte da incognite, da variabili che sono note come tali anche a chi le assume. Non parliamo poi del fatto che è evidente che non si hanno neanche dati affidabili sui quali partire, quindi non solo manca la possibilità di avere tutti gli elementi di contesto, perché molti sono variabili, ma c'è anche incertezza sui dati di fatto, quindi non su elementi variabili. Il numero a me, veramente, dico, diamo i numeri all'otto, se per il 2018 Eurofound ci dice che l'Italia è il paese in cui i salari minimi sono tra i più alti in Europa e per il 2019 dice che l'Italia è uno dei paesi in cui i salari minimi sono tra i più bassi. Tant'è vero che una delle cose più interessanti della direttiva, che ne ha diverse cose interessanti, è quella di spingere sul terreno delle informazioni, della raccolta di informazioni, della raccolta segmentata per gruppi e quindi per fattispecie analoghe. Perché questa direttiva, che sicuramente, come ha detto Alessandro Bellavista, impatterà sicuramente sulla legislazione prossima futura. E a me preoccupa solo perché l'Italia, che ha una legislazione tecnicamente, usiamo un eufemismo, di qualità non buona, potrebbe fare degli scivoloni nel recepire in maniera non accorta la direttiva, che dà, almeno nei testi che sono circolati, pur molto diversi tra loro, nei passaggi dalla Commissione al Consiglio al Parlamento, dà abbondanti margini di flessibilità, ma se questa flessibilità viene usata male, possono nascere cose molto negative. E, dicevo un attimo fa l'importanza delle informazioni. Sì, perché finalmente forse riusciremo a avere dei dati più certi, più solidi, in progress, sulla composizione del lavoro povero. Perché nella prima alternativa che si pone davanti, e cioè se attuare il salario minimo legale con una misura generale, o se agire sulla base di interventi specifici nelle aree dove la povertà è un fenomeno
più diretto e concentrato, io il mio sospetto, che adesso è soltanto tale, vorrei vedere meglio questi dati, è che bisognerebbe preferire il secondo tipo di intervento. Perché dall'analisi con dati allo stato traballanti, mi sembra che comunque si possa dire che il lavoro donna sta nel lavoro autonomo, soprattutto il lavoro autonomo monocommittente, quindi sembra che dice anche una delle relazioni alla proposta o Eurofarming, cioè il nucleo nel quale si concentra il maggior numero di lavoratori poveri percentualmente è il lavoro autonomo. Punto. Due, l'altro nota dolente dove c'è questa concentrazione è quello che diciamo da 30 anni il lavoro lavoro anche se non nero o irregolare, sommerso, semisommerso, cioè c'è il lavoro dove non si rispettano le regole che ci sono. Allora, rispetto a questo settore dove il tema non è il contratto collettivo, dobbiamo scegliere questo o quello, dove non si applica nessun contratto collettivo, rispetto a questo tema che possa anche nascondersi, ma è il principale, perché i numeri sul lavoro nero sono quelli che conosciamo. Allora, rispetto a questo tema, una legge che individua una soglia, comincio addirittura a mettermi l'orologio così, quanti minuti ho? Allora, rispetto a questo settore, un salario minimo per legge non risolverebbe il tema. Così è per il terzo aspetto dove si concentra la povertà lavorativa, che è quello che deriva dai lavori, o meglio dalle categorie di persone o dei settori a bassa intensità di lavoro. E quindi part time per poche ore, il lavoro che è intermittente, perché è poco, anche rispetto a questo tema. Non credo che la soluzione sia quella del salario minimo orario. I temi principali, per quanto non si voglia riconoscere, sono quelli, uno, della vigilanza, da rispettare le regole che ci sono, che già sarebbe tanto, e due, è il problema di aumentare le possibilità di lavoro. E questa è oggettivamente la pietra che dovrebbe essere messa alla base di ogni tentativo di costruzione, perché non può esistere neanche il lavoro dignitoso se non ci sono opportunità di occupazione a professionalità come quelle che danno il lavoro dignitoso anche professionalmente. Per i lavori nei quali parliamo di attività routinarie elementari a basso valore aggiunto, i margini di aumento delle retribuzioni, che pure sono da perseguire fino in fondo, comunque non eliminerebbero il problema di un lavoro che non è un lavoro di qualità nel senso auspicato. E allora qui, anche se viene un po' di depressione addietro, il tema è sempre che in Italia non ci sono, ce ne sono sempre meno, buoni lavori. Da 20-30 anni abbiamo perso le grandi attività a forte valore aggiunto, facciamo soltanto o principalmente attività a basso valore aggiunto, quindi anche spazi per aumenti retributivi sono contenuti. Grazie. Grazie a te, Giancarlo, una parola a Rosario Santini. Grazie. Prima di tutto vorrei ringraziare per l'invito ricevuto in primo luogo il professore Carinci e poi i colleghi e amici bolognesi che mi hanno invitato. Devo dire che questo
questo nostro incontro è veramente molto stimolante, molto, ci sono stati approfondimenti, ma vengono per noi molte suggestioni, molti suggerimenti, molti spunti, insomma. Quindi devo dire che il lavoro di Scassant, diciamo, dopo un certo numero di interventi, tenendo conto quello che si è detto, diventa più complicato, perché appunto chiaramente una volta che si è arrivati qui con un certo tipo di intervento da fare, poi sulla base degli altri bisogna un po' riconsiderarlo. Infatti ho tutte le carte, tutte le mie appunti, ma certamente mi limiterò nei 15 minuti che mi sono concessi, che sono di meno. Sono una dozzina, sì. Sì, va bene. No, ma io ci metterò poco, devo dire. No, perché in effetti il discorso, diciamo che l'invito l'ho ricevuto nel momento in cui stavo leggendo un libro di un economista, Boitani, che si è soffermato sul mito liberista. Quindi ho detto, ma guarda un po' questo incontro che mi mette a contatto poi con questi discorsi sul lavoro povero, non so, ho cominciato a trovare dei riscontri nell'ambito di questo libro di economia, scritto poi in maniera leggibile per me, per un giurista, quindi che insomma l'economia non è proprio, non è perfettamente sintonico, il mio cognome è italiano, metto qua. E quindi proprio mi sono posto, ho detto, ma qui probabilmente c'è da prendere posizione rispetto al diritto del lavoro e l'economia, perché poi in questo libro di Boitani emerge proprio questo, che gli economisti, c'è una certa letteratura economista e parecchi economisti che, diciamo, che hanno cambiato un po' le carte in tavola, quindi dal mito liberista sono passati ad altri tipi di approccio, anzi immaginando che poi gli interventi, l'eteronomia, no? la mano del legislatore che interviene non sia poi così una bestemmia, potremmo dire, no? Anzi, andando a scavare poi nei dati si vede che si è difesa a strada tratta la mano invisibile, probabilmente non la difendeva nemmeno Smith, dice Boitani, perché in effetti lo si decontestualizza il suo riferimento alla mano invisibile, e poi ci sono tante mani visibili, o magari anche non proprio visibilissime, ma richieste, no? Del legislatore che deve intervenire per mettere rimedio a tutta una serie di situazioni che si sono create nell'economia. Basta fare riferimento alle crisi, alle grandi crisi finanziarie, a quello che sta succedendo anche nella pandemia, no? E quindi con interventi legislativi. Quindi penso che forse questo approccio, che è un approccio di carattere generale, per carità, sicuramente gli studiosi, i ricercatori che si stanno interessando alla tematica l'avranno già preso in considerazione, allora partono chiaramente da tematiche, partono da certi meriti, però questo è anche un approccio da utilizzare, cioè nel senso che c'è la smitizzazione del liberismo a tutti i costi, e quindi anche nella letteratura, diciamo, degli economisti emerge il fatto che poi certi interventi possono non essere considerati inefficienti. E quindi bisogna poi valutare bene se appunto si tratta di interventi efficienti o inefficienti. Insomma, quello che veniva fuori da questo discorso di Boitani è che appunto la cosa migliore è il mix studiato e monitorato per la situazione del paese a cui si fa riferimento o dell'area economica. Il mix che significa? Significa appunto mettere insieme tutto, no? Le regole, gli interventi, le politiche discrezionali, le istituzioni, tutte quante assieme potrebbero portare avanti progresso economico. Quindi c'è proprio quest'idea che appunto che poi il mercato sia al servizio della società e non viceversa. C'è questa frase, diciamo, molto, molto efficace, e che quindi in ogni caso si riescono a realizzare anche efficienze economiche intervenendo, e poi la qualità della vita delle persone non può essere esclusa dalle valutazioni sul progresso economico. Quindi il PIL non vale semplicemente per i progressi, per lo sviluppo economico, ma nel PIL dovrebbero rientrare tante altre cose, ma questo l'hanno già detto in parecchi anche in tempi precedenti, e quindi occupandosi, quindi con interventi che si devono occupare, devono contenere le diseguaglianze sociali, si devono occupare della redistribuzione dei redditi. Infatti questo libro l'economista appunto spezzava una spada nel senso di dire no, bisogna mettere anche le tasse, bisogna colpire con le tasse, diciamo, i patrimoni, perché servono le tasse per la redistribuzione del reddito. Dice, gli economisti se ne sono occupati poco della redistribuzione del reddito, per loro non conta, invece è fondamentale, anche perché poi le diseguaglianze sociali
a un certo punto dice creano dell'infelicità e probabilmente per chi rimane felice, per pochi rimangono felici, vedere l'infelicità degli altri poi non è molto felice, quindi per la felicità di tutti bisognerebbe essere fare dei sacrifici. È un'idea diciamo molto che mi ha colpito molto. Altra cosa che ho messo a fuoco poi appunto è la povertà da lavoro. Qui ho detto ma insomma voglio dire, oggi l'abbiamo detto in tanti modi, da che cosa bisogna partire. Io ho visto che ci sono delle ricerche al riguardo, sicuramente quelle di carattere dell'Eurostat eccetera, che parla di lavoratori con quelli che risultano come da almeno 7 mesi e parlano poi di povertà da reddito familiare, però ci sono anche ricerche che considerano poi il reddito di lavoro. Ho letto un articolo di Michele Bavaro che appunto tiene conto di questi aspetti che riguardano la povertà di lavoro: basso livello retributivo ovviamente per i lavoratori, ridotta intensità occupazionale sia come ore lavorate sia come tempo di occupazione. Quindi i fattori che incidono poi sulla povertà, fermo restando che ci sono povertà di lavori autonomi, ma poi punto interrogativo, di quali lavori autonomi si parla? Potrebbe anche darsi che siano lavori autonomi diciamo formali, ma sostanzialmente non lo sono. Crescita dei settori low skilled, quindi servizi turistici alle famiglie, aumento della deregolamentazione contrattuale, contratti non standard, io metterei catene globali di lavoro e quindi lavoro irregolare, aumento di eccessivo dei contratti collettivi nazionali, ne abbiamo discusso anche prima, mancato rispetto dei minimi tabellari o minimi tabellari al di sotto della retribuzione di povertà, che appunto viene fissata a un certo livello, no? Il 60% di quella mediana, sotto il 60% di quella mediana, e diffusione di part-time e figure contrattuali ibride che non assicurano retribuzione dignitosa e sufficiente. Chi sono poi i soggetti poveri? Chi prevale? Giovani, donne, lavoratori del mezzogiorno, lavoratori stranieri, disabili e così via. C'è una lista lunghissima, possiamo mettere anche i lavoratori autonomi. Quindi una volta che diciamo ho focalizzato questo aspetto, ho detto ma i medi quali sono? I medi possono essere tanti, e li abbiamo detti stamattina in tanti interventi, in tanti colleghi che sono intervenuti in maniera molto brillante, molto convincente. Io pure ho fatto l'elenco di tutti questi interventi e appunto ho messo poi in questa agenda c'è il salario minimo, che sicuramente costituisce un aspetto rilevantissimo, la parità retributiva nelle catene degli appalti e la parità retributiva tra uomo e donna, il contrasto alle discriminazioni, le politiche attive del lavoro, gli ammortizzatori sociali generali e differenziati, il welfare state, assistenza alle famiglie povere e il loro sostegno appunto che avviene già con certi strumenti e diciamo ci sono stati interventi al riguardo e quindi chiaramente mi sono diciamo addentrato a quanti? 2 minuti mi sono addentrato ad esaminare questi aspetti e sono stato colpito soprattutto come? Sì, sì, giustamente, non sto dicendo nulla, no, volevo dire solo questo, che per me hanno costituito un punto di riferimento il salario minimo. Secondo me è una misura che insomma bisogna varare, non ci sono ostacoli costituzionali, secondo me ci sono anche le premesse dell'articolo 36 della Costituzione, per la verità lo sostenevo qualche tempo fa, anche se si è stato abbastanza controcorrente, certo ci sono tutti i problemi, applichiamo la contrattazione collettiva, no? Ci sono i problemi di rappresentatività, secondo me bisogna superare questi aspetti e bisogna andare diciamo un po' più al concreto, perché secondo me l'intervento legislativo che ponga almeno indichi dei criteri e dei livelli per il salario minimo ci deve essere, quindi bisogna, lo fanno in quasi tutti i paesi del mondo, anzi l'ultima cosa che dico è che in effetti ho trovato molto materiale nell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, dove mi pare che ci sia una convenzione del 1970 che si occupa di salario minimo e gli studi dell'OIL poi sono stati molto approfonditi al riguardo, ci sono dei materiali che riguardano tutte le forme e le modalità del salario minimo, e il suggerimento che dà l'OIL è quello appunto di comunque di coinvolgere le parti sociali, non significa che deve essere per forza la contrattazione collettiva, comunque coinvolgimento anche poi per monitorare. L'ultima cosa che dico sono per le politiche attive del lavoro, sono state dette tante cose sulla formazione, non ci sono dubbi dell'importanza della formazione, secondo me bisogna intervenire anche sulla riattivazione organizzativa degli uffici, del sistema pubblico, dei servizi pubblici per l'impiego, perché appunto qui registriamo dei ritardi. Possiamo fidarci, diciamo, possiamo fondarci sul PNRR per avere questa riattivazione? Non lo so, speriamo. Grazie. Allora, Carafa e Cese. Grazie.
Bene, vado subito. Non ho visto. Sono qui. Michel Martoni, c'è Michel. Allora, le cambio. Allora, una dozzina di menù. Per la collana. È uomo. Quando deve parlare, basta fare anno. Ma lei lo sa. Mi state prendendo il giro? No, una dozzina di minuti. Ok, fatto io? Sì, provo, cioè, provo il microfono intanto. Grazie per l'invito. Non è un ringraziamento formale per l'invito, ma perché credo davvero che questa formula della discussione sui progetti sia una formula molto, non sia usuale, ma sia particolarmente importante per il confronto sia di contenuto che di metodo. Io vorrei, proprio approfittando di questi 7 minuti, 8 minuti, seguire lo schema che mi sono fatta per dirvi 3 cose, e mi limiterò a dire queste. Guardo in particolare Marina Brollo come coordinatrice, quindi con compiti di trasversalità rispetto alle varie unità di ricerca. Guardo comunque soprattutto i colleghi dell'unità di Milano, perché del progetto NITS io mi sono occupata soprattutto e sono attratta dalla D di Decent Work, perché una parola che oggi non abbiamo utilizzato qui è la posizione particolare dei migranti nel contesto del lavoro povero e quello che questo può comportare dal punto di vista non tanto dei dati, ma quanto delle cause che poi si riversano dal punto di vista degli effetti nella misurazione delle retribuzioni, che comunque si mescola alle questioni di status. 3 riflessioni di base. Il diritto del lavoro in trasformazione, su cui tanti colleghi si dedicano alla questione di sostenibilità e manifesti per il futuro, io rimango convinta dell'idea che questo diritto del lavoro in trasformazione pre-pandemia e post-pandemia, qui stiamo tutti un po' arraccando e teniamo la barra ferma finché c'è e poi decideremo dopo che strada proporre, questo diritto del lavoro in trasformazione deve sicuramente tenere in considerazione i margini. La questione sui margini è una questione che tiene in considerazione, e qui in termini di narrazione, vorrei proporre a queste unità in particolare di ricordare quello che è successo in Italia negli ultimi 3 anni e che l'Italia è stata oggetto di 3 visite dell'ONU, di relatori speciali dell'ONU, e le visite speciali dell'ONU, parliamo di lavoro povero, ma vediamo cosa ci ha detto l'ONU rispetto alla situazione specifica italiana. Abbiamo 3 relazioni che io credo debbano essere narrate quotidianamente anche nelle nostre aule delle università. Quella sulle nuove forme di schiavitù, quella sul diritto alimentare e la 3ª, che è quella sull'inquinamento e le conseguenze che l'inquinamento produce sui diritti fondamentali delle persone. E della settimana scorsa Olivier De Schutter è stato in Italia e ha presentato il report proprio dedicato a questi temi. Guardo in particolare Marco perché ho seguito moltissimo il vostro seminario, quindi credo che ci sia un ragionamento da fare che si collega anche a quello che ha detto prima il professor Proia. Il professor Proia faceva riferimento prima all'idea che i diritti non devono essere pii desideri e che quindi noi dobbiamo allontanarci più possibile dall'uso retorico dei diritti. Marina Brollo faceva riferimento prima nella sua introduzione a quanto la platea del lavoro povero sia variegata, non c'è la classe del lavoratore povero, no? Il diritto del lavoro che si confronta con concetti anche di monoliticità in termini di strumenti adeguati rispetto al lavoro povero deve fare riferimento a donne e uomini, giovani e vecchi, immigrati, stranieri e persone invece che vivono nel nostro paese. Questo già cambia tantissimo il quadro delle nostre riflessioni. E quindi arrivo al punto chiave. Il ragionamento sul lavoro decente, noi potremmo anche molto facilmente liberarcene di questo ragionamento facendo riferimento al rispetto degli standard OIL previsti delle convenzioni specifiche degli standard OIL. È chiaro che a noi questo non basta. Devo dirvi che di fronte a questa situazione, lette le narrazioni di questi relatori speciali,
Vi parlo perché in questa fase sto coordinando due progetti diversi su titoli e fondi diversi che fanno riferimento a due prospettive di studio, a due metodi di studio diversi. E da questo punto di vista io forse posso essere in qualche modo, spero di essere in qualche modo utile ai ricercatori, perché i progetti che noi abbiamo avuto finanziati sono sempre dell'Unione Europea, ma uno sul progetto Justice sulla mobilità degli status e il secondo invece sulla filiera dell'agricoltura responsabile. Questi due progetti, guardate, io me lo sono segnato per non perdermi la traccia della riflessione. E la traccia che voglio condividere con voi è la seguente. Avete ragionato nell'ambito di un progetto PRIN e state ragionando quindi in qualche modo con un ragionamento che è giuridico al limite interdisciplinare con altre discipline giuridiche. Noi stiamo facendo uno sforzo, vi devo dire molto faticoso, di ragionare in progetti di ricercazione, che sono progetti di ricerca partecipativi. Leggo tutti i passaggi per non perderli, perché credo che questo, dal punto di vista del metodo, per la nostra disciplina, possa essere un valore aggiunto in termini di riflessione ulteriore, dove alla persona che lavora in agricoltura e ha anche incontrato la relatrice speciale ONU, che gli dici dignità o decent work, ti guarda e ti dice sì, ma io non so a chi chiedere qual è la mia retribuzione minima. Perché in Italia c'è il contratto collettivo di provincia che cambia in agricoltura in ogni provincia, per cui abbiamo un problema di conoscibilità dei dati e anche complessivamente di tenuta dell'applicazione del contratto stesso. Ma qui poi arrivo ad un passaggio sulla rappresentanza sindacale. Vi stavo dicendo, ragionare di termini di ricercazione partecipativi che consentono questo sforzo, che a noi impongono uno sforzo, ma consentono una co-costruzione, che è una co-costruzione di conoscenza, che è attenta al funzionamento delle regole nei contesti specifici in cui si applicano, in cui trovano applicazione ed è sottoposta a meccanismi ciclici di verifica. E guardate, questa è un'occasione per i giuristi, proprio nel momento in cui sono chiamati a riflettere di policy, della implementazione che diventa un'occasione per testare le riflessioni che hanno da un certo prima dal punto di vista teorico elaborato. Qui c'è un ragionamento da fare sulla ricerca che si fonda su dati empirici, cerchiamo di capire quali sono i dati empirici, non è necessario siano dati quantitativi, bastano qualitativi mirati al limite per poter intervenire su determinati contesti. Aggiungo un passaggio che io ritengo importantissimo, il confronto con quello che l'Agenzia dei diritti, sui diritti fondamentali sta facendo. E guardate, mi sono resa conto oggi che nel lavoro che abbiamo pubblicato per il Mulino, per la rivista Lavoro e Diritto, è scomparsa la piramide nella figura, però il ragionamento che ci impone l'Agenzia dei diritti fondamentali è un ragionamento a piramide. Noi non dobbiamo come giuristi del lavoro concentrarci sulla dimensione della repressione della penale, cioè schiavitù, grave sfruttamento lavorativo, servitù, ma dobbiamo concentrarci nella parte bassa della piramide, dove c'è quella sorta di confine tra lo sfruttamento ordinario e lo sfruttamento qualificato. E qui arrivo ai due punti che credo siano... Ho già due minuti. Grazie per la generosità, Presidente. Già ero preoccupata di parlare di fianco a lei, quindi se mi dà tre minuti sono felicissima. La prima, il ragionamento della piramide è importante per due questioni. Soprattutto in questi giorni in cui non si fa altro che parlare di policy, di uso di PNRR e di agenda, di attuazione degli obiettivi dell'Agenda 2030. Io non so quanti di voi hanno colto, io l'ho colto moltissimo, il diritto del lavoro non c'è mai. C'è altro, discutono altro, per cui il posizionamento in termini anche di supporto alle politiche, centralità della riflessione giuridica lavoristica nel momento della costruzione delle policy credo sia fondamentale. Aggiungo solo un passaggio di chiusura rispetto alla riflessione che volevo proporvi, perché lo cerco. Due stimoli finali. Primo stimolo finale, il ragionamento sul sindacato, che sono stati fatti molteplici ragionamenti sulla contrattazione collettiva, ma nel diritto del lavoro ai margini, ne abbiamo parlato e ci siamo scambiate alcune riflessioni con Alessandro Bellavista la scorsa settimana, il sindacato ai margini è un sindacato che sta
ponendosi di fronte ad una torsione logica e organizzativa nei confronti del sindacato di base, che è quello che ai margini sta collocandosi per ottenere formule di tutela dei diritti di questi lavoratori poveri, e teniamo in considerazione che in questi margini il sindacato di base sta diventando un sindacato etnico. Seconda e ultima riflessione, l'ho portata con me per lasciarla soprattutto l'unità di Milano. La Francia ha fatto il primo piano di prevenzione delle forme peggiori di sfruttamento, di violazione dei diritti fondamentali dei lavoratori, e lo sta facendo nella logica dell'Agenda 2030. Dato e scontato, mi pare di aver colto, che l'Agenda 2030 sia uno dei obiettivi che i vostri gruppi di ricerca stanno perseguendo, il lavoro che hanno fatto i francesi di costruzione di policy, ivi comprese la dinamica orizzontale e quel pavimento, quel passaggio tra normale sfruttamento e sfruttamento grave, credo che possa essere oggetto di una particolare attenzione. Grazie, mi scuso. Grazie, grazie. Mi dispiace che non potete dare più possibilità di approfondire il dettaglio, perché sono sicuro che dal colloquio con Alessandro Della Vista sei uscito con una grande chiarificazione delle tue idee. Era un po' giallino. Era un po' giallo. A Vittore Cese. Grazie, Presidente. È confortante la sua condizione, devo dire. So che mi ci siamo rassicurati. No, no. A te che rispetto. No. Allora, sì, non vorrei interrompervi. Allora, è molto consentito, sprecherò una parte del tempo che mi è stato assegnato per ribadire quanto altri ma ci tenevo. E riflettere sui percorsi di ricerca altrui è interessantissimo, perché ci consente poi di mettere a fuoco le nostre idee, ci consente di creare un modello di interlocuzione che non è inedito, ma non è frequente. Quindi questo esaurisco i ringraziamenti e l'apprezzamento per la formula odierna, e tra l'altro crea anche la possibilità di interlocuzioni, interazioni tra primi che magari non sono partiti contemporaneamente, ne parlavamo prima con me, ma che possono avere delle contiguità tematiche o anche parziali sovrapposizioni. Ora, chiaramente uno dei temi che è emerso oggi con maggior evidenza, soprattutto nella narrazione del lavoro della unità di ricerca di Bologna, del primo che vi ho commento, del quale faccio distanza, e sul ruolo dei contratti collettivi, direi non solo nel contrasto al lavoro povero, ma in funzione dell'assicurazione della dignità e della libertà della vita di chi lavora, e su questo poi spero di poter tornare dopo. Però sì, sarebbe il core business mio di oggi, ma spero di poterci tornare, perché prima ci tenevo a fare un'osservazione in realtà su un'altra questione che mi sembra importante, stimolata dal dibattito di oggi. E ora, la stessa idea, e questa è la riflessione, che in una società fondata sui nostri valori costituzionali ci si debba porre il problema del contrasto alla povertà di chi lavora, è un'evidente aberrazione. E non è meno aberrante solo perché nei fatti accade che sempre più lavoratori siano sotto la soglia di povertà, anche se poi i numeri cambiano a seconda della pasticella dove viene messa, dei criteri utilizzati per calcolare i dati, ne parlava anche Zoli, ma poi mi sembra che questo aspetto sia molto apprezzabilmente condotto nell'analisi che Andrea Filippo ha proposto in occasione del webinar dell'Aquila, che ho seguito con interesse. E così come ho trovato interessante la riflessione di Filippo, anche se non ha potuto svilupparla completamente, che vedremo nel percorso, sulle cause che lui proponeva in particolare con riferimento e in connessione con riferimento alla connessione tra le politiche di flessibilizzazione del mercato del lavoro e la riemersione del fenomeno dell'inwork poverty, che da questo punto di vista lui ci dice che è relativamente nuovo in realtà. Ora, comunque la si pensi, e non mi pare un po' significativo che la nostra società libera democratica fondata sulla solidarietà e l'uguaglianza, non solo in Italia, ci abbia consegnato una sfida che qualche decennio fa sembrava superata, cioè una lotta alla povertà di chi lavora, che ci porta indietro di decenni, forse secoli ormai, una lotta alla povertà di chi lavora, che almeno nei paesi occidentali, all'epoca della quarta rivoluzione industriale, del dominio delle tecnologie di connessione, dovrebbe essere considerata una lotta di retroguardia. Invece non è una lotta di retroguardia, è una lotta reale, è una sfida importante, perché i dati ci consegnano una realtà che forse alcuni non vogliono vedere, che sfida tutti noi a riflettere e ad agire sul piano della individuazione delle tecniche rimediali. Questo secondo me è il fulcro molto impegnativo che questo PRIMP intende
propone. Perché io vedo una scelta di campo all'interno del PRIN che parte da un assunto, quello che ho appena descritto, e prova a individuare o a proporre le tecniche rimediali. Sin dalla creazione del progetto, ho letto la scheda progettuale che mi sembra importante. E qui c'è un punto di metodo. È un punto di metodo che molti hanno richiamato, poi da ultimo, come dire, Rosario ce l'ha descritto anche con ulteriori dettagli, ma Maurizio già stamattina in maniera sintetica, ma ha detto insomma il rifiuto della colonizzazione dell'economia. E perché dico questo? Perché in realtà la nostra azione, a mio avviso, non può fermarsi dietro a quello che è una crisi, che è quello della sostenibilità del sistema economico nel suo complesso, di adeguati livelli salariali di tutela. Perché anche la nostra economia è caratterizzata dall'accentuazione degli squilibri, dall'inesauribile crescita di alcune ricchezze, dalla vittoria sui ricchi sui poveri, come diceva Lorenzo Delta nella introduzione al webinar della Latticità. Rivendo da Gallito. Sì, lo so. E infatti, ripresa ho detto, ripresa. Se vai a sentire le parole di Lorenzo, mi ha servito tutti i webinar. Lo so, lo so. Qui diceva delle parole di un sociologo, non l'ha citato, che a tutti noi non può aprire il cuore, e però un punto lo dico peronista, ma come? Quando dicevo che è confortante il supporto del nostro presidente odierno, e mi riferivo anche a questa osservazione. Però c'è un punto, no? Cioè qui la responsabilità è di tutti. È chiaro che chi ha fatto questo print, chi l'ha prodotto, chi lo ha concepito, ha fatto una scelta di campo. Però qualche scelta di campo è stata fatta anche qualche tempo fa. Diceva Marina Brollo, non Marina evidentemente, in maniera molto interessante: la perdita del potere di acquisto di salari in Italia. Ora, ricordo a me stesso e a voi che in Italia noi abbiamo superato l'indicizzazione dei salari e l'abbiamo sostituito con delle scelte delle parti sociali, non certo non solo dei governi, sia ben chiaro, quindi la responsabilità è di tutti. E c'è l'idea che il contratto collettivo, questi sono gli appunti che ho riscritto adesso mentre ti ascoltavo, Marina, che il contratto collettivo debba avere il ruolo solo di recupero dell'IPCA e curato da quello che poi è meno sotto il controllo nostro. E non è un fatto, non è strano, che poi si sia puntato anche su la parte di salario di secondo livello, quello legato alla produttività. È un'esperienza che ci dicevano oggi, ma sono certo che i dati che emergeranno da qui saranno ancora più significativi, è fallita. Perché la contrattazione sulla produttività è limitata solo ad alcune aziende? Perché c'è scarsa qualificazione dei negoziatori? C'è anche questo aspetto molto importante. Anche da dove si fa, la qualità dei negoziatori da parte sindacale è scarsa. Frequentemente. Tant'è che è interessante che in alcuni contratti, per esempio in quello dei chimici, nelle ultime tornate, si stia investendo economicamente in formazione dei rappresentanti sindacali aziendali anche su questi aspetti. E poi ci sono casi di dubbia affidabilità dei negoziatori, no? Ed è il tema del contratto collettivo e dei soggetti maggiormente rappresentativi. Ora, io non dico che siamo tutti prezzolati e gialli, però è evidente che la nostra scelta è capire se un soggetto è più affidabile perché è maggiormente rappresentativo, lo è comparativamente oppure no. Io mi fermo a questo, no? Fermo restante con la giurisprudenza che ci dice interessante, vedremo che non è univoca in questo senso. Ora è evidente però, e qui vado a chiudere con la parte di premessa che mi sa che andrà a servire un intervento, però spero che non sia così. Ora, se si volesse cogliere la sfida più importante, forse quella più alta, quella più complessa, cioè se volessimo affrontare le fondamenta, dalle fondamenta alle questioni porte da questo PRIN interessantissimo, non bastano gli strumenti del diritto del lavoro, neanche nella prospettiva che io condivido pienamente, no? Che è quella, la prospettiva prospettica del Iure Condendo, qui faceva riferimento Maria Mannone questa mattina. E cioè il problema è riflettere, ripensare un modello di produzione e di sviluppo che ha accettato una buona dose di precarietà, di frammentazione del lavoro e conseguentemente di povertà. Non c'è niente di dato, non c'è niente di ontologico. I lavori intermittenti, i part-time a zero ore o a poche ore sono una scelta, evidentemente, della società nel complesso. Un modello, peraltro, che si affianca a politiche fiscali non sempre coerenti con lo sbandierato obiettivo delle lotte alla povertà. Ma qui il tasto è duro, mi rendo conto, specie oggi, specie in una giornata nella quale c'è lo sciopero generale indetto da 2 su 3 tra le nostre principali confederazioni, che ha a che fare anche con questi temi, mi fermo e svicolo e vado, nel tempo residuo, insomma, così in realtà, a ragionare sull'aspetto che riguarda il contratto collettivo e che è pienamente riconducibile alla questione delle tecniche rimediali. Del resto Carlo Zoli oggi ha posto una serie di interrogativi, ha dato anche alcune risposte nel workshop che ha
occupato la sua unità di lavoro, c'è stato anche questo, ci sono state una serie di stimoli molto interessanti, da parte di Marielle, certamente, e tanti altri che hanno partecipato. Ora, qui in realtà la questione è sempre quella. La questione riguarda il contratto collettivo, la sua integrazione funzionale con la legge e la sua applicazione anche in prospettiva di garantire non solo la lotta alla povertà, perché non è solo questo tanto il vostro progetto, ma di garantire, come dicevo prima, la libertà e la vita di chi lavora fuori e dentro la questione salariale. Ora, il ragionamento è lungo, lo dovrei proporre anche per flash, non ce la farei, quindi riassumo innanzitutto alcuni titoletti che danno conto di quello che sono i punti che secondo me sono imperdibili, molti già citati oggi, per carità, non sto dicendo niente di nuovo, dico solo la mia. E sì, ma siccome ci sono altre 20 pagine. Allora, primo aspetto. Allora, la questione salariale, evidentemente, il primo passaggio. La questione salariale non è solo lotta alla povertà. Questo è il punto di partenza, ma anche garanzia di dignità della vita di chi lavora. Allora, il richiamo all'articolo 36 è scontato, ma è evidentemente pertinente. Però il problema non è solo il richiamo all'articolo 36, ma il significato, il contenuto di questo articolo 36 è dato, per esempio, alla nostra giurisprudenza, laddove si trova a dover applicare i contratti collettivi, o meglio, a utilizzarli come parametro di riferimento. E allora, io credo che uno dei profili sui quali oggi noi ci dobbiamo interrogare nella prospettiva finalistica dell'articolo 36, evidentemente, è quale parte del contratto collettivo. Ora, TEM e TEC, li cito solo come sigle, ma tutti noi sappiamo a che cosa mi riferisco. Sono due parti del contratto collettivo, molto importanti, rispetto alle quali dignità e libertà di chi lavora sono, a mio avviso, reinterpretabili e leggibili non solo sulla base del TEM, ma anche sulla base del TEC. L'ho detta in maniera molto sintetica, spero che si sia capito dove voglio arrivare. E poi non è solo tempo e tempo, ma sono anche libertà e dignità di chi lavora, vuol dire anche partite complessive dello scambio negoziale, vuol dire ferie, ruolo, eccetera. E poi non solo salario, la garanzia della dignità e della libertà di chi lavora si persegue anche assicurando ulteriori tutele in quell'integrazione funzionale a cui facevo riferimento prima. Negli ultimi rinnovi contrattuali, e cito solo questo, c'è un'attenzione alle vittime di violenza di genere sui luoghi di lavoro che io trovo estremamente interessante, perché c'è un innalzamento dei livelli di tutela e non dite che quello rientra nel salario nel 36, ma è coerente con le finalità complessive dell'azione collettiva e in definitiva di quelli che sono i fini che la nostra Costituzione pone. E poi, che cosa ci aspetta? Tra i primi che non... poi mi dirai se apprezzi i contenuti, no, ma sono d'accordo. Tra i PRIN che non sono qui presenti, ce ne sarebbe uno riguardo alla sostenibilità ambientale dell'impresa e alla sua transizione ecologica, con gli effetti positivi che comportano anche i nuovi rischi che ne derivano in termini occupazionali. Il soggetto collettivo e il contratto collettivo è fuori o dentro questa dinamica. Per il resto è chiaro che sviluppo delle tecnologie di connessione, di cui effetti vogliamo sul piano dei livelli occupazionali, in termini di nuove minacce, parlava stamattina Stefano Bellomo dei limiti di durata della prestazione, ma diciamo anche con riferimento al lavoro agile, ma parliamo anche del tema della remunerazione del lavoro agile, non è solo una questione sulla base delle durate. Beh, tutti questi temi, rispetto a questi temi, il contratto collettivo è dentro e fuori, è dentro, e rispetto ai temi del salario nel quadro della lotta alle nuove povertà e nella difesa della dignità e dignità di chi lavora, ovviamente il contratto collettivo è dentro. I nostri padri costituenti lo sapevano, questo è chiaro, non avevano davanti tutti i problemi, avevano concepito quella seconda parte, quella a noi cara, però nei due minuti che mi mancano voglio interloquire in senso propositivo con il professor Zoli. In quella seconda parte dell'articolo 39, che non è composto dal primo comma, che cosa ci hanno detto in realtà i padri costituenti? I padri costituenti ci hanno detto che il contratto collettivo ha una funzione di integrazione con la legge e può assolverla se il contratto collettivo ha applicazione universalistica generale, altrimenti non la so. Ma lasciamo stare gli strumenti, lasciamo stare se lo dobbiamo cambiare o mantenere com'è, mi interessa poco questo dibattito, potrò entrare poco nel dettaglio, in altri contesti l'ho fatto e tornerò a farlo. Ma mi interessa questo punto, ed è un punto su cui ci dobbiamo attendere. Cioè, se riteniamo che effettivamente il contratto collettivo debba continuare a svolgere una funzione rispetto ai temi che ho fatto cenno meglio di me, molti di coloro che mi hanno preceduto. Ebbene, rispetto a questo, oggi il problema che i padri costituenti non vedevano è anche quello che tutti
tra la unità di Bologna si sta ponendo e tra i problemi che l'unità di Bologna si sta ponendo, che riguarda la selezione, no? È questo, la selezione. E rispetto alla selezione, anche qui il punto non è tanto se la selezione si debba fare o si debba fare. Mi rendo conto che lo status quo può far piacere a molti e non ragiono con loro, ma non perché non mi interessi, ma perché è chiaro che per sintesi devo scegliere un punto di partenza. Io parto dal punto di partenza che la selezione serva, che si debba fare, che la pletora di contratti collettivi di soggetti rappresentativi in qualche modo debba essere semplificata. Lo sappiamo come? Affidando all'autonomia collettiva il compito di determinare, li vogliamo chiamare i perimetri dei contratti, li vogliamo chiamare i perimetri della misurazione, due temi non necessariamente coincidono, ma non ho il tempo per spiegare perché, ma è evidente che c'è un po' più di contiguità, però sicuramente o si va per legge o si va per contratto collettivo, da qualche parte la selezione va fatta. Io penso che lo debba fare il contratto collettivo, però attenzione, io ho letto e ho sentito nell'ultimo dibattito dell'AIFAS, non l'ultimo, precedente AIFAS, dello stesso anno di maggio, la tendenza ad attribuire alle stesse parti sociali la competenza a creare le unità contrattuali. E qui, professor Tosso, questo è pericolosissimo, perché chiunque si può fare la sua, come la vogliamo definire, categorietta, categoriuccia, cioè se il livello di autonomia, nella lettura dell'articolo 39 primo comma, vuol dire che chiunque sceglie il proprio ambito di contrattazione, quindi per conseguenza di misurazione, il problema non si risolve, salvo che, come dire, un autocontrollo dei protagonisti delle relazioni industriali miracoloso ci conduca poi ad una prospettiva diversa da quella che oggi abbiamo sopra gli occhi. E allora qualcuno deve intervenire. Ma come si fa a intervenire? A me la soluzione è chiusa, ripresa dalla CGL, ma tutto sommato, come ricordava Alessandro, non nuova, perché già c'era, di una scelta di livello interconfederale, è evidente che la scelta più semplice. Cosa fa il livello interconfederale? Il livello interconfederale ti determina gli ambiti, ti determina anche i criteri di appartenenza, come ci dice anche in definitiva il patto per il lavoro del 2018, dei datori di lavoro alle diverse sfere di applicazione del contratto collettivo. È una scelta dura, come io dicevo, però, professore, adelante, e va bene, chiudo così, tagliando una serie di adelante, non pensavano alla selezione perché mettevano dentro tutti e quindi c'era un problema, si sarebbe comunque proposto per le categorie, perché dentro il 39 il problema dei rapporti tra il primo comma e il resto c'è e si sarebbe riproposto, e quindi bisogna vedere a chi si dà il potere di stabilire che cosa. Modello pubblico attivo. Allora, adesso abbiamo il piacere di chiamare qui Orso Barazzolini e Adriana Topo, che hanno i loro 12 minuti con un minutino di tolleranza. E chiederò poi di ragguagliarmi. Sì, io ti dirò quando siamo vicini. Un grazie sincero anche da parte mia agli organizzatori per questo graditissimo invito, è stata una giornata molto stimolante. Io credo, cercherò di essere molto sintetica, che la ricerca Working for Means abbia in effetti il pregio di aver colto un problema già nel 2017 che adesso è centrale nel dibattito giustavolistico. Il tema dell'aumento della povertà nel lavoro. E quindi questa è stata indubbiamente un'intuizione seconda di cui ha dato atto al gruppo di ricerca. Anch'io ho ascoltato con interesse i webinar che ci sono stati messi a disposizione, dall'interessante idea di Marco Biasi di leggere attraverso la lente concettuale all'interno del binomio Liberty Freedom Decent Work, all'interessante dibattito sulla professionalità, tema centrale, ma io vorrei dialogare idealmente con l'unità di ricerca dell'Aquila, del professor Lambertucci, e l'unità di ricerca di Bologna del professor Zoli, provando ad occuparmi molto sinteticamente del problema del lavoro a povero nelle catene degli appalti. In particolare dialogherò anche con Lina Del Vecchio, che mi sembra abbia fatto un intervento molto interessante in questa direzione nel webinar organizzato dall'Unità dell'Aquila.
Dal punto di vista dell'Unione Europea e dal punto di vista del diritto internazionale, mi pare ci sia una crescente attenzione verso l'idea che il decentramento produttivo su scala globale, le cosiddette catene globali del valore, siano uno strumento utilizzato anche per decentrare responsabilità e abbattere i costi del lavoro, che mette particolarmente a repentaglio i diritti dei lavoratori, in particolare la salute e la sicurezza, ma anche il diritto alla giusta retribuzione. E ci sono ormai, numerosissimi rapporti della Commissione, della European Trade Union Confederation, nonché di numerose ONG che sottolineano la necessità di introdurre obiettivi di sostenibilità sociale e non solo ambientale nelle catene degli appalti, e anche segnalano, mi è sembrato interessante, il sostanziale fallimento degli strumenti di tutela su base volontaria come la CSR, e invocano l'esigenza di adottare una più incisiva azione di regolazione. Non per questo oggi il dibattito si sta spostando sul tema della due diligence, che sulla scorta della legge francese del 2017 e successivamente della legge tedesca propone anche a livello europeo, anche a livello di Unione Europea, di superare il velo della irresponsabilità dell'impresa leader situata all'interno del territorio dell'Unione, considerandola responsabile entro certi limiti per le violazioni dei diritti umani commesse anche su base extraterritoriale da quei partner commerciali con i quali abbia stabili relazioni commerciali, un concetto del tutto vago anche nella legge francese che andrebbe approfondito. Ma quindi si sta passando dall'idea della irresponsabilità dell'impresa leader all'idea del pieno coinvolgimento per il rispetto dei diritti fondamentali lungo la filiera. E qui, se mai ci fosse una legge italiana che vada in questa direzione o una direttiva europea, tra i diritti fondamentali c'è sicuramente anche per noi l'articolo 36, il diritto alla retribuzione. Un dibattito molto interessante e sullo sfondo c'è a tutti gli effetti un ulteriore dibattito sulla trasformazione del concetto di impresa che stiamo tutti vedendo, sulla trasformazione della finalità dell'impresa, che non è più quella della massimizzazione del profitto a breve termine degli azionisti, ma quella del successo sostenibile nel medio e lungo periodo, per usare le parole del codice di corporate governance del 2020. E questo è un tema approfondito dai giuscommercialisti, penso al convegno di Courmayeur di aprile di quest'anno, e anche adesso dai giuslavoristi, penso all'ultima relazione Atlas di Marco Marazza. Spostandomi nella dimensione nazionale, il tema del lavoro povero e delle catene di appalto è stato ben affrontato nelle ricerche di Giulio Centamore, di Piera Campanella, per quanto riguarda la filiera delle carni, la filiera alimentare, penso al caso di Tantizza. Volevo segnalare anche una ricerca che abbiamo condotto all'interno della Commissione di Garanzia Sciopero, Appalti e Conflitto Collettivo. Qui noi abbiamo provato a mettere in luce come nelle catene degli appalti pubblici la principale causa di sorgenza del conflitto sia, da un lato, il mancato pagamento delle retribuzioni, cioè i lavoratori non sono pagati perché la stazione appaltante non stanzia le risorse economiche, e dall'altro lato l'uso del subappalto a scopo di dumping, cioè al fine di abbattere il costo del lavoro lungo la filiera. Faccio l'esempio dell'igiene ambientale, settore di cui mi sono occupata. L'appaltatore di prima linea o concessionario ottiene l'appalto pubblico applicando un contratto collettivo molto oneroso e tutelante, quello igiene ambientale fise a suo ambiente, ma poi subappalta porzioni significative del servizio, anche molto a ridosso del core business, a subappaltatori di seconda linea che applicano il contratto collettivo multiservizi firmato dalle sigle maggiormente rappresentative e che comunque è coerente con l'oggetto dell'appalto perché ha un campo di applicazione omnibus. Qui
già il professor Zoli ha fatto tutta una serie di considerazioni. E questo porta ad avere lavoratori che, pur operando all'interno dello stesso ciclo produttivo, hanno salari totalmente diversi, e questo innalza il livello del conflitto e, in ultima analisi, porta a disservizi per la collettività, esprimendo anche un cattivo uso delle risorse pubbliche. Qui quali sono i possibili rimedi? Ce ne sono tanti. Noi, per esempio, abbiamo provato a ragionare anche sul campo di applicazione della legge 146, che è costruita sul rapporto tra impresa erogatrice di servizi, datrice di lavoro, lavoratori, ma forse dovrebbe allargarsi e coinvolgere anche quei soggetti terzi che, in virtù di particolari legami commerciali, sono in grado di porre in essere comportamenti che alla fine sono la reale causa di insorgenza e aggravamento del conflitto. Ma questa prospettiva si sta sviluppando anche nel dibattito americano. Noi sappiamo, per esempio, che la lotta, il movimento per i $15, il Fight for $15, nasce proprio dalla richiesta dei lavoratori delle catene di franchising McDonald's di poter interloquire non col datore di lavoro franchisee, ma con il franchisor, con l'impresa leader, che in realtà mantiene i salari su livelli molto bassi e si cela ad un'interlocuzione effettiva con i lavoratori. Ci sono studi che hanno messo in relazione il franchising e i subcontratti con i livelli stagnanti dei salari. Ed è per questo che il Pro Right to Organize Act, che oggi è in discussione al Senato, si sta proponendo di allargare il perimetro, il campo di applicazione di alcuni istituti del diritto sindacale, come l'unfair labor practice, la contrattazione collettiva e anche lo sciopero, considerando datore di lavoro, alla luce del concetto di joint employer, anche il soggetto che, in virtù di collegamenti commerciali, esercita un'influenza dominante sulle condizioni essenziali dei lavoratori e, in primis, sui livelli dei salari, che quindi non può non essere coinvolto nella contrattazione collettiva celandosi dietro lo schermo della formale separazione soggettiva. Tra gli altri rimedi, vado velocissima, sono stati citati il salario minimo legale, l'esigenza di una perimetrazione più precisa delle categorie, penso ai lavori di Giulio Gentamore, e ricordiamo la parità di trattamento economico e normativo negli appalti interni, è stata reintrodotta per certi aspetti negli appalti pubblici con la modifica dell'articolo 105 del subcontratto, ma non negli appalti privati, e la parità di trattamento negli appalti interni, riletti oggi non alla luce di un criterio topografico, ma di un criterio tecnico organizzativo, sicuramente può costituire un argine alle esternalizzazioni al ribasso. Altri strumenti vengono, Lina Del Vecchio citava le commissioni di certificazione. Io ho trovato anche interessante, ma lo do come spunto, questo dibattito sui patti di integrità negli appalti pubblici proposto dal Transparency International Network, che si propone negli appalti che hanno ad oggetto beni o servizi rilevanti per la collettività di coinvolgere la collettività nel monitoraggio su come l'opera viene realizzata attraverso una serie di macro indicatori. Qui raccolgo l'invito che faceva Laura Calafà, non ci sono indicatori giuslavoristici. Per esempio, mettere tra gli indicatori i differenziali retributivi o il livello del conflitto potrebbe essere interessante dialogare con questo network sull'integrità sociale. E chiudo qui dicendo che, per quanto riguarda la povertà nel lavoro autonomo, di cui ha parlato Cristina Lessi, Andrea De Filippo nel webinar, trovo anch'io queste linee guida, draft, linee guida della Commissione, un passo avanti, perché si riconosce che il diritto alla contrattazione collettiva spetta ai lavoratori autonomi che siano in una condizione di squilibrio. Il punto è come però questa condizione di squilibrio verrà misurata, e lì si introducono due criteri interessanti, ma tutti da studiare, ancorati a parametri esclusivamente quantitativi: dipendenza nel rapporto, provenienza del 50% del reddito da un singolo committente,
Dipendenza invece del mercato, più mutuata dalla disciplina della concorrenza, la controparte costituisce una parte rilevante del mercato e quindi la contrattazione non può essere a danni pari. Sono concetti su cui discutere perché io credo che gli indici quantitativi diano solo un'illusione di certezza, però ci dovremo riflettere e chiudo qui sperando di essere stata in tempo. Le cose vanno veramente bene, cioè tutti sono riusciti ad essere completi pur dovendo con una sorveglianza da Cerbero ridurre dallo scritto e dal programma l'intervento, che è una grande qualità. E quindi io rivolgo a tutti questo complimento e passo la parola a Anna Toppo, che ha, Adriana scusa, che ha i suoi 12 minuti più. Grazie, grazie professor Tosi. Io devo dire che da giovane, quando lavoravo con un professore che è stato già nominato, ricordo che l'ultimo esame del sabato sera, perché si faceva l'esame del sabato sera, poteva durare un'ora, un'ora e mezza, perché non bisognava dare l'impressione al candidato che diciamo il professore avesse fretta e quindi non fosse attento. Io spero che anche lei segua questa. No, ma, però questa, in questo modo educava molto male il candidato perché lo abituava a cosa? Ah, è sempre liscio. No, vabbè, cercherò. Allora diciamo che questa prassi è stata superata. Va bene, cerco di essere velocissima, ringrazio i presenti che hanno avuto la pazienza di stare qui e gli organizzatori. Diciamo che il tema dei working poor è un tema che ha una dimensione filosofica perché, come diceva il collega Biasi, certamente presuppone di risolvere delle domande non solo di politica del diritto, ma un po' di più sul significato dell'uomo, del valore dell'uomo, della sua attività. E quindi impone di rispondere a quella domanda che deve risolvere la dimensione dell'interesse del lavoratore a sostenere sulla base del proprio lavoro sé e la propria famiglia, adeguando, stabilendo in che misura questa dimensione deve essere adeguata al valore mercantile dell'attività. Io direi che l'articolo 36 ovviamente affronta questo problema, ma ci propone la quadratura del cerchio senza che peraltro, voglio dire, le soluzioni che si possono dare sulla base dell'interpretazione di quella norma siano univoche e del resto stanno, sono cambiate nel corso del tempo. Stanno cambiando, lo vediamo